Ehi, hey, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti parlerò di un gioco che l'anno scorso è venuto fuori da una campagna Kickstarter di successo. È un gioco molto particolare perché strizza l'occhio a quelli che sono i giochi di ruolo, a un momento in particolare dei giochi di ruolo. E sto parlando di Turno di Guardia. Questa nella sua edizione deluxe che mi ha fornito la Jokix e ringrazio particolarmente. E tolta la mutanda, ecco come appare. Questo è un gioco da 1 a 4 giocatori, sull'assegnazione dei dadi, è una sorta di puzzle game, molto particolare. Ora ti faccio vedere componenti, setup e flusso di gioco, oppure puoi cliccare in alto in descrizione per andare a vedere direttamente il video del mio parere o il video del mio parere in pillole. E ti ricordo che se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina, così ogni volta che ne pubblico uno ti arriverà una notifica. Sei ancora qui? Ok, allora andiamo a accendere il fuoco. Quando prepari una partita per Turno di Guardia, a prescindere dal numero di giocatori, saranno presenti sempre 4 avventurieri. Quindi tra le varie schede, scegliene 4 e prendi i relativi mazzetti di carte di ogni avventuriero. La scatola, una volta aperta e svuotata dei componenti, serve come tabellone, quindi mettila al centro del tavolo. Quindi dividi le carte. Questi 3 mazzetti hanno lo stesso dorso. Queste sono le carte evocazione, queste sono le carte creatura maledetta e queste invece sono le altre creature generali. Questi invece sono i luoghi. Ora bisogna creare il mazzo delle creature, quindi devi decidere che livello di difficoltà vuoi avere nella tua partita. Quindi seleziona carte evocazione in base al livello di difficoltà scelto, una, due, tre o quattro di queste carte. Per questa partita ne selezioniamo 2. Le altre invece puoi rimetterle via. Dal mazzo creature invece devi selezionare 30 carte, facendo in modo che in queste 30 carte ci siano sempre le 2 carte accolito. Queste qui. Le restanti carte puoi rimuoverle dal gioco. Ora dividi questo mazzo appena formato in tanti mazzetti quante sono le carte evocazione che hai deciso di utilizzare in partita. Cerca di fare dei mazzetti uguali, all'interno dei quali mischierai una carta evocazione. Quindi impila questi mazzetti tenendo sul fondo quello più piccolo e mettilo vicino al tabellone. Ora bisogna creare il mazzo dei luoghi. Prima bisogna togliere tutte le carte locazione finale con questo simbolo e tutte le carte tregua con questo simbolo. Luogo finale e tregua. Le carte rimanenti mischiale e pescane 8 a caso. Queste carte vengono messe coperte su questo spazio sul tabellone. Aggiungi in fondo a quel mazzo una carta locazione finale, casualmente oppure a scelta. Gli altri 2 luoghi finali puoi rimuoverli dal gioco, mentre le restanti carte luogo e le carte luogo tregua puoi mischiarle insieme e una volta fatto le piazzi nello spazio locazioni inutilizzate qui nella scatola. Ora prendi il mazzo delle creature maledette indicate da questo simbolo. Mischialo e pescane una casualmente. Metti questa carta nello spazio orda lì nella scatola. Coperta e senza guardarla. Dal restante mazzo pescane casualmente 7 e mettile a faccia in su vicino il tabellone. Le altre puoi eliminarle dal gioco. Una volta che i giocatori hanno scelto o selezionato a caso gli avventurieri, vengono assegnati i vari dadi e il tipo di dado è indicato qui sulla plancia di ogni giocatore. Poi ogni giocatore prende le carte abilità del proprio personaggio. Gli dà una bella mischiata e ne seleziona 3 casualmente, da mettere in questi spazi. Una di queste deve essere capovolta dal lato in bianco e nero, quindi sarà inutilizzabile dall'inizio della partita. Le altre vengono tenute da parte. Metti infine vicino al tabellone queste tessere riposo. Quindi ora rivela la carta in cima al mazzo dei luoghi. Infine metti il segnalino fuoco sul numero 7, oppure puoi tirare un dado da 8 e in base al risultato mettere il segnalino fuoco su questo tracciato. Il gioco dura 9 round, scanditi dalle carte luogo. Quando questa carta viene scoperta all'inizio di ogni nuovo round, tranne nel primo, il fuoco viene modificato in base al valore in alto a sinistra. Il valore in alto a destra, invece, indica quante saranno le carte che verranno pescate da quel mazzo. Nell'ultimo round a quel numero si aggiungeranno le carte dell'orda. In più, ogni carta luogo ha un'abilità. Ogni round è diviso in 2 fasi. La fase accampamento, in cui si svolgono azioni proprio nell'accampamento, e poi la fase guardia, quella in cui si affronteranno le creature.
Prima di tutto vengono lanciati tutti i dadi degli avventurieri. Quindi i giocatori decidono quale avventuriero rimarrà nell'accampamento, tenendo presente che in tutta la partita ogni avventuriero deve rimanere due volte nell'accampamento e non di più. L'avventuriero che si trova nell'accampamento non parteciperà alla battaglia, ma potrà fare delle azioni molto utili per aiutare i suoi compagni. Deciso chi sarà l'avventuriero che rimane nell'accampamento, gli viene dato questo segnalino riposo dal lato per 1. La seconda volta che riposerà si girerà dall'altro lato che avrà un per 2. L'avventuriero che si trova nell'accampamento può gratuitamente riattivare una delle proprie carte che è dal lato inattivo, cioè dal lato grigio. E quindi svolge le azioni dell'accampamento, tra cui c'è anche quella indicata sulla propria plancia. Anche quando un avventuriero decide di utilizzare la sua abilità dell'accampamento, bisogna metterci un dado sopra. Mentre le altre azioni che si possono svolgere nell'accampamento sono le seguenti. Con un dado di valore 6, messo qui, il giocatore può scegliere un qualsiasi avventuriero, anche se stesso, e fargli capovolgere una carta che è dal lato inattivo, rendendola di nuovo attiva. Oppure si può tagliare la legna fino a un massimo di 3 volte. Questa azione permette, per ogni dado che ci viene assegnato, a prescindere dal valore, di aumentare di 2 il valore del fuoco su quel tracciato. È importante tenere il fuoco a un valore alto, perché questi numeri indicano quante sono le creature che possono essere viste mentre si avvicinano all'accampamento, e quindi fare una strategia sull'attacco. Attualmente sono visibili solo 2. Nel momento in cui questo valore scende sotto al 7, il segnalino arancione viene sostituito con quello giallo, mentre invece se supera il valore 11, quello arancione viene sostituito con quello rosso. Non c'è nessuna funzionalità in questo, è semplicemente una cosa carina. L'azione equipaggia permette all'avventuriero che si trova nell'accampamento di selezionare una delle carte che sono state messe da parte vicino alla sua plancia e sostituirla ad una di quelle che si trovano sulla plancia. Se dovesse sostituire una carta che è inattiva, cioè dal lato grigio, la nuova carta entrerà in gioco dal lato inattivo. L'azione perlustra, che può essere fatta un massimo di 3 volte e ogni dado successivo, messi da sinistra verso destra, deve essere maggiore del precedente, ti permette di pescare 2 carte dal mazzo delle creature, guardarle e riordinarle come preferisci, mettendole in cima o in fondo al mazzo. L'azione controlla, che ha bisogno di un dado di valore 4 o superiore, ti permette di prendere la carta in cima al mazzo luogo e la carta in cima al mazzo luogo inutilizzato, guardarle, e selezionare una delle due da rimettere in cima al mazzo dei luoghi e un'altra da mettere in fondo al mazzo dei luoghi inutilizzati. Questa azione non permette di scambiare il luogo finale. Le rune invece funzionano in una maniera particolare. Possono essere utilizzate solo se l'avventuriero che si trova nell'accampamento ha almeno 2 dadi con un risultato uguale. I dadi vengono messi sulle rune per svolgere l'azione, massimo un dado per ogni runa. L'azione runa sigilla ti permette di prendere una carta creatura maledetta dal cimitero, cioè dalla pila degli scarti delle creature, e metterla in fondo al mazzo delle creature maledette. L'azione runa debella ti permette di rimuovere la carta in cima al mazzo orda e toglierla dal gioco. L'azione runa sostieni, invece, permette a tutti i giocatori di rilanciare un qualsiasi numero di dadi. Una volta che l'avventuriero nell'accampamento ha assegnato tutti i dadi e svolto le azioni, si passa alla fase di guardia. Se in questa fase un giocatore ha già tutte le sue carte esaurite, quindi dal lato in bianco e nero, non può partecipare a questa fase. Ora bisogna pescare il numero di carte indicato dalla carta luogo, in questo caso 6. Se il mazzo si dovesse esaurire, deve essere rimischiata la pila degli scarti. Quindi ora, in base al valore del fuoco, vengono scoperte un certo numero di carte, in questo caso 2. Le abilità delle creature vengono svolte una per volta. È importante tenere a mente che gli avventurieri coinvolti in questa fase, in qualsiasi momento possono spendere una delle loro carte e abilità capovolgendola dal lato inattivo per aumentare di 2 il valore del fuoco. Questo deve essere fatto obbligatoriamente se il valore del fuoco ha raggiunto lo 0. Se viene rivelata una carta evocazione, come è successo in questo caso, e il mazzo delle creature maledette è vuoto, i giocatori perdono automaticamente la partita. In particolare, il gigante della foresta dice che ad oltranza si aggiunge alla vita del gigante il valore della vita base della creatura dietro di lui, che eventualmente deve essere rivelata. Subito dietro c'è una carta evocazione che deve essere risolta. Ogni creatura ha una forza vitale, il danno che infligge, un'abilità e che tipo di carta è. C'è una priorità nella risoluzione delle carte. La priorità assoluta ce l'ha la carta evocazione. Successivamente le carte abilità degli avventurieri. Infine, le carte creatura.
La carta evocazione, non appena viene rivelata, costringe uno degli avventurieri a girare dal lato inattivo una delle proprie carte abilità. Quindi questa carta viene rimpiazzata con la carta in cima al mazzo delle creature maledette. Una volta fatto ciò, vengono mischiate le creature maledette e gli accoliti nel cimitero, cioè nella pila degli scarti, a riformare il mazzo delle creature maledette. E questa viene messa nel cimitero. Entra in gioco la Pantera Fantasma. Questa creatura maledetta dice che è immune ai danni e alle abilità, fin tanto che nella linea, cioè questa, ha delle carte adiacenti su entrambi i lati, come questo è il caso. Quindi essenzialmente può essere attaccata solo quando si troverà in prima posizione. L'abilità del gigante della foresta però dice che attualmente lui ha 18 punti di vita. Ora i giocatori devono cercare di sconfiggere queste creature utilizzando i propri dadi. E utilizzando quegli avventurieri che sono di guardia, quindi non quello che si trova nell'accampamento. Una delle azioni possibili è l'attacco diretto, ossia utilizzare i propri dadi direttamente sulle carte creatura per cercare di raggiungere o superare la loro forza vitale per sconfiggerle. In quel caso vengono messe nella pila degli scarti, nel cimitero. I dadi spesi in questo modo non possono essere più utilizzati, e una volta che una creatura viene sconfitta, questi dadi vengono messi su questi spazi sulle plance dei giocatori. Altrimenti, se ha ancora punti vita, vengono lasciati sulla creatura. I giocatori poi possono utilizzare le loro carte e abilità. Se la carta non è esaurita, possono piazzarci sopra un dado, una volta per carta e una volta per round, in modo da attivarla. Il dado utilizzato è da considerarsi speso, e quindi non più utilizzabile. Inoltre, si può girare una carta che sia stata attivata o meno da un dado per attivarla di nuovo e utilizzare di nuovo il suo potere, ma in questo modo viene esaurita e quindi è dal lato in bianco e nero e non potrà più essere riutilizzata fino a che non viene riattivata. Alcune carte e abilità hanno la dicitura passiva, ciò significa che sono sempre attive e non richiedono un dado per essere attivate. Gli avventurieri, quando attaccano le creature, possono attaccare di base solo quella in prima linea, a parte gli arcieri che possono attaccare anche quella in seconda linea. Una volta che una creatura viene eliminata e quindi messa nel cimitero, nella pila degli scarti, eventualmente si scopre una successiva carta, sempre in base al livello del fuoco. I giocatori continuano a giocare fino a che non hanno ucciso tutte le creature o finché non decidono di fermarsi. In questo caso, le carte creature residue faranno dei danni agli avventurieri. In sostanza, i giocatori devono capovolgere le loro carte e abilità che sono ancora attive in un numero pari ai numeri indicati sull'angolo in alto a sinistra delle carte creatura che sono rimaste in gioco. Ciò indica i danni inflitti. Solo gli avventurieri di guardia ovviamente possono ricevere danni, quindi queste carte rimaste vengono messe nel mazzo dell'orda. Se tutte le creature sono state distrutte, oppure se dopo il danno almeno un avventuriero ha ancora una carta abilità attiva, il round termina e si può passare al successivo. Nel round finale invece le cose sono un pochino diverse. Tutti gli avventurieri sono di guardia, quindi nessuno rimarrà nell'accampamento. C'è sempre la possibilità comunque di esaurire una carta azione per far aumentare il fuoco di 2. Le carte che si trovano nel mazzo Orda vengono aggiunte alla fine della linea delle creature rivelate nell'ultimo round. E alla fine è possibile vincere anche se, dopo il danno delle creature che sono eventualmente rimaste, almeno un avventuriero ha ancora una carta abilità attiva. I giocatori vincono la partita se riescono a completare tutti i luoghi con successo. Vediamo un po' come si svolge qualche turno. Abbiamo deciso che sarà il bardo a rimanere nell'accampamento e infatti ha il segnalino riposo dal lato per 1. E inoltre ha già riattivato una delle sue carte esaurite. Il bardo decide di utilizzare i suoi due dadi da 3 per fare delle azioni su delle rune. Una sarà Debella, in modo da eliminare una carta dall'orda. Questa, senza essere vista, viene rimossa dal gioco. Con l'altro dado decide di fare l'azione runa Sostieni. Quindi i giocatori possono rilanciare un qualsiasi numero di dadi. Il ranger decide di ritirare questo dado col valore 2 per avere un 3. E il cacciatore prova a rilanciare il suo dado da 3 per ottenere un 3. Infine il bardo utilizza il suo dado da 2 per aumentare il fuoco di 2. Ora siamo nella fase di guardia e quindi scopriamo 6 carte come indicato lì. La carta luogo dice anche che ogni volta che viene attivato un potere prima posizione, che è scritto sulle carte creatura, il fuoco da campo si riduce di un punto. Il nostro fuoco da campo ci permette di vedere le prime due creature. La carta evocazione deve essere risolta immediatamente, come abbiamo visto prima.
Quindi entra in gioco la creatura maledetta. Questo gigante della foresta ha 18 di forza vitale. Il ranger decide di utilizzare questo dado da 8 per fargli del danno e di utilizzare la sua abilità passiva che dice che una volta per round può riutilizzare e ritirare un dado speso in un attacco. Quindi a questo 8 ci aggiungiamo un bel 7. Quindi attualmente quella creatura ha subito 15 danni. Il cacciatore allora spende il suo dado da 3 per eliminarla e finisce nel cimitero. Ora la Pantera Fantasma è in prima linea e non ha più una carta adiacente da entrambi i lati, quindi non è più immune agli attacchi. Inoltre, grazie al nostro fuoco da campo, si può scoprire la successiva. Questa è una bestia letale. Se si trova in prima posizione, si deve pescare una creatura e piazzarla davanti alla bestia letale. Questo avverrà solo una volta. Il ranger e il cacciatore, che possono attaccare a distanza, decidono di utilizzare entrambe il loro dado da 5 per sconfiggere la bestia letale e evitare che arrivi in prima posizione. Prima che le successive si scoprano comunque, il ranger decide di utilizzare il suo dado da 3 su questa carta per sconfiggere una qualsiasi creatura della linea non rivelata e decide di sconfiggere questa. Il ladro e il cacciatore decidono di utilizzare un dado da 6 rispettivamente e il dado da 4 per far fuori la Pantera Fantasma. Viene rivelato il Serpente di Fuoco. La sua vita base è uguale al valore del fuoco da campo, che attualmente è a 9. Il cacciatore decide di utilizzare la sua abilità passiva, che dice che una volta per round può addomesticare una creatura della foresta che si trova nel primo spazio della linea. Il lupo è una creatura della foresta e quindi riesce ad addomesticarlo. Questa carta viene messa nella sua area di gioco e viene tenuta di round in round e può essere utilizzata come un dado in attacco sfruttando la sua forza vitale. Il ladro infine utilizza il suo dado da 5 e il suo dado da 4 per sconfiggere il Serpente di Fuoco, che ha forza 9. La sua abilità passiva, tra l'altro, dice che ogni creatura sconfitta da lui è permanentemente rimossa dal gioco. Il round è andato particolarmente bene perché nessuna carta è stata aggiunta all'orda e nessun avventuriero ha subito danni. E questo è tutto. Io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, ma se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo puoi metterle nei commenti e risponderò appena possibile. Ti ricordo che cliccando in alto in descrizione puoi andare a vedere il video del mio parere o il video del mio parere in pillole. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.